peccatoribus. The Catholic Church has seven new saints. This Latin formula, pronounced by Pope Francis, raised to the altars Paul VI, Archbishop Oscar Romero, nuns Nazaria Ignatia and Marina Catalina Casper, priests Francesco Spinelli and Vincenzo Romano, and the young layman Nunzio Suprizio. Santos esse decernimus et definimus, al Santorum catalogo ascribimus. In his homily, the Pope reflected on the parable of the rich young man who refused to join Jesus. Pope Francis explained that not everything can be bought or is subject to the law of supply and demand. To follow Christ, he said, something more is needed. Vieni, non stare fermo, perché non basta non fare nulla di male per essere di Gesù. Seguimi, non andare dietro a Gesù solo quando ti va, ma cercalo ogni giorno. Non accontentarti di osservare dei precetti, di fare un po' di elemosina e dire qualche preghiera. Pope Francis recalled that it is necessary to leave space in the heart for God instead of having it filled with other things. Per questo la ricchezza è pericolosa e, dice Gesù, rende difficile persino salvarsi. Non perché Dio sia severo, no. Il problema è dalla nostra parte, il nostro troppo avere, il nostro troppo volere ci soffocano il cuore e ci rendono incapaci di amare. Il nostro cuore è come una calamita, si lascia attirare dall'amore, ma può attaccarsi da una parte sola e deve scegliere. O amerà Dio o amerà la ricchezza del mondo. O vivrà per amare o vivrà per sé. The Pope invited all to pray for the grace to free oneself from the securities of the world and to trust fully in Jesus. Senza un salto in avanti nell'amore, la nostra vita e la nostra Chiesa si ammalano di autocompiacimento egocentrico. Si cerca la gioia in qualche piacere passeggero, ci si rinchiude nel chiacchiericcio sterile, ci si adagia nella monotonia di una vita cristiana senza slancio, dove un po' di narcisismo copre la tristezza del rimanere incompiuti. Finally, he assured that lightening the heart of goods makes it freer to love God and transmit joy, just as these new seven saints did.